Vabbè, buongiorno. Guarda chi c'è. Buongiorno. Buongiorno. Ma che mi hai dato ieri sera? Non ce la facevo svegliarmi. Esagerato, ma lo prendo da 7 giorni e non mi fa più niente. Ma perché hai ricominciato a prendere sonniferi? Beh, non è bello, quando scopri che non hai capito niente di tua figlia. Tre padri e tre madri convinti di sapere cos'è meglio fare per le loro figlie, e ci siamo trovati tutti in questa situazione da un lato o dall'altro, quindi quanto è difficile trovare l'equilibrio tra lasciare sbagliare e invece voler aiutare, guidare. Non so tu se hai figli, ma io per esempio ne ho due, molto distanti tra di loro come età, e per quanto cerchi disperatamente di applicarmi come padre a tutto tondo, sono pieno di sensi di colpa incurabili. Credo di portarmi appresso fino alla tomba, ma non c'è cioè comunque la prima figlia ha 21 anni, il secondo ne ha 3, non è che con la prima mi sono vaccinato e con quello piccolo non faccio lui, pur cercando di agire bene faccio guai, non so. Ma fammi capire, tu vuoi far scappare i fidanzati delle nostre figlie? Allora facciamocele rovinare, va bene? È una vita che facciamo i sacrifici per loro. Che vogliamo fare? No, noi abbiamo fatto sacrifici. Tu non credi. Io non ci sto. Vi ricordo che porto una divisa. E comunque il problema è tuo, perché io non so neanche con chi stassi. Guarda, io e mia figlia ho fiducia, perché io le ho educata bene. No, tu non l'hai educata, tu l'hai chiusa dentro casa, che è diverso. Capisci? Adesso esce e vedrai che combina. Ma perché devi augurare agli altri le disgrazie perché sono capitate a te? Bene, allora questa era una domanda per i padri. Perché è chiaro, sia nel film che nelle cose che ha detto Rolando, che insomma, questo rapporto così possessivo ed esclusivo è proprio dei padri maschi nei confronti delle figlie femmine. Se il ruolo delle mamme invece cercare di fare da mediazione, poi anche perché c'è ovviamente l'elemento della commedia del creare il trio che si coalizza, però... qual è l'elemento che insomma a voi nel costruire i tre personaggi di padri vi ha aiutato insomma? Ti rispondo così, non lo so per quale motivo, perché non sono un padre, però credo che per un maschio il genitore il mestiere è più difficile con la figlia femmina, credo, perché la preoccupazione più grande per un vado per un'idea, per un maschio, è uscire dallo sguardo della persona che ami, di uscire dal suo sguardo, cioè i figli a un certo punto credo che crescano e prendano una strada che in psicanalisi si dice uccidere il padre, e quindi è quel momento di passaggio che forse terrorizza il maschio, che per natura è insicuro rispetto alla donna, insomma. Allora sai che facciamo? Cacciamo gli invasori, li minacciamo. Gli roviniamo la vita finché non lasciano in pace le nostre figlie. Sto scherzando! Non vi ricordate quello che abbiamo combinato noi tre, eh? Non ve lo ricordate? No. Noi no, tu sì, no, voi due. Ho dei primati. Infatti papà stava esaurito, diceva che avevamo sposato 3 imbecilli. No, voglio dire. Io poi ho una domanda per Matilde, nel senso che tra le differenze tra il film spagnolo e questo, mi sembra di aver capito che c'è un ruolo più importante dei giovani. E che Rolando ci teneva molto a dargli voce. Sì. E quindi niente, siccome questa frase, che poi è il titolo del film, è per il tuo bene, è una frase che ovviamente per una questione generazionale, soprattutto tu te la ricordi probabilmente più di noi, come ti sei sentita in questo ruolo? Sì, io ho rivisto in questa storia tante cose, secondo me tutti rivedranno qualcosa della propria esperienza familiare, di madre, di padre, di figlio, di figlia, eccetera eccetera. Io ho rivissuto una cosa che è lo sforzo, e devo dire che è una cosa che mi commuove anche molto vedere, io ancora non sono genitore, però mi commuove molto vedere i genitori che vogliono il bene dei figli e che spesso partono cercando di proteggerli e quindi impedendogli di fare delle cose per protezione e per amore. Poi a un certo punto si rendono conto che non possono né controllarli né decidere loro chi sarà il proprio figlio, cioè sarà il figlio o la figlia a decidere chi vuole essere e che cosa vuole fare. E quindi fanno questo sforzo tremendo di dire ok, mi metto da parte e lascio che lui o lei viva la propria vita. Io so che è un gesto d'amore grandissimo, ma che non viene via gratis, cioè comunque è doloroso per un genitore. Grazie. Ciao. 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 Ciao.